Gli sport equestri nel favoloso contesto delle ville venete. Questo è Cavalli in Villa, un circuito giunto alla sua seconda edizione che coniuga l'arte e le attività a cavallo, presentato all'Associazione della Stampa Estera di Roma. Un'edizione, quella di quest'anno, arricchita, come ci dice Clara Campese, presidente della Federazione Sport Equestri Veneto. Sì, e l'arricchimento da un punto di vista sportivo, perché sapete che l'ambito, come dicevo, è ampio, perché c'è tutta una parte sportiva e poi c'è tutta una parte culturale. La parte sportiva quest'anno è proprio arricchita, infatti saranno coinvolte ben 7 discipline oltre a quello che è lo standard, il turismo equestre e l'attività del teatro equestre. Quindi avremo tutte e tre le discipline olimpiche, avremo un campionato Veneto Pony, avremo una tappa federale del progetto sport del concorso completo di equitazione e poi avremo gli attacchi, il volteggio, dicevo l'horseball, il polo. Quindi daremo massima visibilità proprio anche per dare una corretta informazione per i neofiti, coloro che non sanno e pensano che solo il cavallo si monta o si va in passeggiata o c'è il salto ostacoli. No, c'è molto di più. Quindi questo istituzionalmente è anche un dovere di corretta informazione. Un contenitore, Cavalli in Villa, che tra le tante iniziative promuove il selle italiano e le razze autoctone. È uno degli aspetti e degli elementi fondamentali di questo ampissimo ed multicolore, diciamo, variegato progetto che ha la finalità generalmente di promuovere tutto ciò che gira attorno al cavallo. E non si poteva quindi tralasciare tutta la parte allevatoriale, tutto ciò che è il Made in Italy e quindi le razze autoctone. Noi vedremo per esempio in alcuni appuntamenti la presenza di i cavalli di il KTPR, che sono questi cavalli che poi fra l'altro sono proprio originari del Veneto, e anche i cavalli di razza italiana, il selle italiano, con anche il supporto ovviamente del MASAF ad Abano Terme nella prima settimana di settembre. È un appuntamento importantissimo e richiamerà tutti i puledri fino a 3 anni che si esibiranno nelle prove del salto scosso. Madrina del circuito, l'attrice e soprano Katia Ricciarelli, a dimostrazione dello stretto legame tra musica e cavallo. Diciamo che il cavallo è un animale che io adoro, intelligente, musicale, perché ha un senso musicale, si vede da come si muove. E allora ho pensato, uniamolo al canto, alla musica classica. E così ho preso dei ragazzi giovani, perché è giusto far spazio anche ai giovani, giovani cavalli, e è venuta fuori questa serata, insomma, che sicuramente sarà una cosa spettacolare, perché non penso che sia stata mai fatta. Quindi grande rispetto per gli animali, grande rispetto per i nostri giovani, che devono assolutamente essere aiutati a uscire fuori, insomma, dall'ambiente scolastico, perché non si diventa grandi cantanti se non si è calcato il palcoscenico. Diffondere la cultura del cavallo ed abbracciare anche le generazioni future. Per questo gli invitati speciali sono le giovani voci dei conservatori del territorio. Ma sì, perché i giovani studiano al conservatorio, e quindi io sono andata proprio alla nascita, insomma, dove nascono questi giovani, e abbiamo trovato degli elementi che sono bravi. Un progetto ambizioso al quale la FISE tiene molto. Un evento che è eccezionale nella sua origine, sviluppato negli anni con il connubio perfetto tra le splendide ville del Veneto e la splendida attività con gli sport equestri a cavallo, quindi qualcosa che coniuga cultura e sport. Come federazione vediamo in questo uno sviluppo, perché permette di far conoscere a tutto un mondo che magari non è attento agli sport a livello agonistico, ma è appassionato di cultura e di bellezza, del rapporto con il cavallo, quindi un avvicinamento al mondo sportivo attraverso la bellezza, la cultura e la storia dell'Italia, che è qualcosa su cui tutti quanti dobbiamo puntare. Dulcis in fundo, a patrocinare l'iniziativa, il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. L'idea del ritmo, che non è legato alla nostra visione cittadina o della velocità degli spostamenti, ma è legata al cavallo, che certo è ancora un animale che corrisponde a un mezzo di trasporto, ma non è praticato altro che come pratica sportiva o declinazione di un desiderio di muoversi in un tempo parallelo a quello della
vita contemporanea.